Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi c'è questa favolosa Befana qui in primo piano perché è il 6 gennaio e quindi tradizionalmente è il giorno della Befana e non poteva assolutamente non essere lei la protagonista di questo video. Quindi adesso andiamo a vedere insieme che cosa mi ha portato e andiamo a svuotare insieme le calze. Eccomi qua magicamente riapparsa. Voi nell'introduzione del video avete visto questa Befana che è bellissima, mi piaceva tantissimo. Ma oggi non andiamo a vedere solo quello che c'è all'interno della gonna di questa Befana, ma andiamo anche a vedere tutto quello che c'è all'interno delle calze e altri regalini, diciamo non dolci, che mi ha portato quest'anno la Befana. Quindi abbiamo due calze da svuotare, abbiamo la Befana da svuotare e abbiamo anche dei regali che non sono dolci, perché comunque si sa che la Befana tradizionalmente porta dolci, caramelle, cioccolatini, ma quest'anno ha portato anche delle cose che comunque non si mangiano. Ma mi fermo con le chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa mi ha portato quest'anno la Befana. Io partirei dalla calza che mi hanno regalato i miei genitori, che è questa. È molto carina perché brilla, è tutta un po' luccicosa, particolare, e andiamo subito a vedere cosa c'era dentro. Dunque, la prima cosa sono questi cioccolatini, queste palline di cioccolato con il Babbo Natale disegnato sopra. Poi una cosa molto sfiziosa che è questa tavoletta di riso soffiato e cioccolato Novi. Questa è buonissima, ne sono sicura. Non ho mai provato quella della Novi, però le tavolette di riso soffiato sono comunque buonissime. Poi all'interno di questa calza c'era una cosa che sinceramente non ho ben capito come fare ad utilizzare, nel senso vi spiego. Dunque, questa è una torcia e all'interno ci sono delle caramelle di zucchero. Dunque, la torcia funziona, si accende. Eccola qua, è molto carina, particolare. Quello che però io non ho capito è come faccio a tirare fuori le caramelle da qui, perché vista così sembra comunque chiusa. Quindi io non so se poi magari devo togliere l'adesivo e aprirla e all'interno andare a prendere le caramelle. Non volevo rovinarla, non volevo fare casini e quindi l'ho lasciata un attimo così. Se per caso voi lo sapete, perché magari nelle vostre calze avete trovato la stessa cosa, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere come si fa, insomma, a tirare fuori le caramelle. Poi, come vuole la tradizione, c'era anche un po' di carbone, questo qui di zucchero, di colore nero, e questo ci sta, ragazzi, perché comunque tutti gli anni un po' di carbone la Befana lo porta. Poi c'era una cosa che mi piace tantissimo, che sono questi. Questi a me piacciono veramente tantissimo, sia da mangiare così come caramelle, ma soprattutto come decorazione per la cucina, soprattutto nel periodo delle feste. Mi piace vederli lì, appoggiarli lì in cucina. E quindi questi davvero mi piacciono moltissimo. E poi dentro la calza, come ultima cosa, c'erano dei marshmallow, tutti diciamo a tema natalizio, quindi il Babbo Natale, l'albero di Natale, l'omino di pan di zenzero. E sono dei marshmallow con lo zucchero sopra. Questi piacciono di più al mio compagno in realtà, però comunque sono cose che all'interno della calza della Befana ci stanno sempre molto molto bene. Adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della Befana, quindi andiamo a aprire la gonna della Befana e vediamo quello che c'è dentro. Questa è la Befana Ferrero, Kinder e Ferrero, quindi comunque sono tutti prodotti appunto della Kinder e Ferrero. La prima cosa che vedo, che è squisita, sono i Kinder Bueno. Eccoli qua. Ce ne sono due confezioni. Quindi una Befana che è anche abbastanza generosa, perché comunque due confezioni. Poi all'interno c'è una barretta Kinder Maxi. Eccola qua. Buonissima anche questa. Poi ci sono le barrette Kinder di formato classico, diciamo. Eccole qua. Poi c'è un'altra barretta Maxi, eccola qua, e poi due barrette di Kinder cereali, eccole qua queste. Queste sono tutte cose veramente buonissime. Adesso andiamo ad aprire invece la calza che per tradizione io tutti gli anni appendo in casa e poi vi faccio vedere tutte quelle cose che non sono dolci che quest'anno la Befana ha portato. Questa è la calza, sicuramente l'anno scorso l'avete già vista perché io tutti gli anni la metto questa perché è proprio tradizione. Vediamo cosa c'è dentro. Ci sono i Ringo alla vaniglia, quindi una confezione di Ringo alla vaniglia. Poi vediamo, un'altra confezione di barrette Kinder, eccole qua.
perché comunque il cioccolato Kinder, anche se tradizionalmente viene associato ai bambini, secondo me è buonissimo, quindi noi lo mangiamo lo stesso. Poi ci sono delle caramelle alla Coca-Cola, le Haribo, queste qui, che hanno proprio la forma della bottiglietta di Coca-Cola. Secondo me sono buonissime queste caramelle, sono morbide, ma hanno anche un buon gusto di Coca-Cola. Poi una confezione di mandorle, eccole qua, le mandorle. E poi, come ultima cosa, diciamo mangereccia, ci sono le caramelle Tic Tac al limone, eccoli qua. Queste sono tutte le cose dolci, tutte le cose da mangiare. Adesso vediamo cosa ha portato la Befana invece nella categoria non alimentare. Questa bellissima confezione, qua dentro, che è veramente bellissima secondo me questa confezione, c'è una Yankee Candle. Eccola qua. Questa è Christmas Eve. Ed è a tema natalizio, quindi la profumazione ricorda un po' la cannella, lo zucchero, tutti i biscotti natalizi, tutte quelle cose che tipicamente a Natale comunque girano per casa, sono profumi che girano per la casa. È buonissima, veramente buonissima, non vedo l'ora di accenderla. Quindi quest'anno la Befana ha portato anche una candelina. E poi ci sono tre libri che voglio farvi vedere. Uno è un libro, diciamo, un po' di spessore, e gli altri due sono invece due libretti un po' così, uno è un po' particolare. Il primo che vi faccio vedere è questo, Vita liquida di Bauman. Questo è un libro di sociologia. È veramente molto interessante perché prende in esame alcuni aspetti della società che ci vanno a creare incertezza, quindi lo stress, la frenesia, la velocità. Tutti quei rapporti che magari non sono così solidi perché sono vissuti velocemente, in maniera incerta, in maniera comunque molto insicura anche da un certo punto di vista, e va a puntare l'attenzione su come la società punti tantissimo sulla velocità e molto meno sulla durata. È un libro che io ancora non ho letto, quindi vi sto dicendo quello che è scritto in quarta di copertina. Per farvi una recensione più accurata, ovviamente lo devo prima leggere, però è comunque un libro molto interessante, sociologico. A me la sociologia è sempre piaciuta tantissimo, pensate che io avevo fatto anche tutta una tesi quando mi sono laureata sugli aspetti sociologici, quindi avevo preso in esame social network e tutte queste cose, quindi mi è sempre interessata molto la sociologia e sicuramente sarà interessante da leggere. Poi cambiamo decisamente genere perché la Befana ha portato anche un libro di cucina, è un libro piccolo delle edizioni del Baldo. Non so se conoscete questa casa editrice, ma ha dei libri veramente, veramente belli e particolari perché all'interno alcuni di questi sono scritti con un carattere che va a riprendere un po' la scrittura a mano. Vedete, sono molto, molto carini. Questo è dedicato alle torte salate. Quindi all'interno di questo libro ci sono tutte delle ricette di torte salate classiche e non vedo l'ora di andarle a provare perché a me piacciono tantissimo le torte salate. E poi l'ultima cosa che vi faccio vedere è carina, simpatica ma anche utile, che è il libro delle spese di casa e si intitola Io gufo e tu, eccola qui, hai il gufo qua in copertina. Ed è un libretto questo che ho voluto perché è utile secondo me andare a notare tutte le spese di casa, quindi le entrate, le uscite. E dentro è molto carino, particolare, vedete, fatto così, ci sono tutti i gufetti, voi potete andarvi ad annotare tutte le spese di casa, quelle fisse, quelle variabili, quelle impreviste. Quindi insomma una cosa utile che mi piaceva soprattutto per come è disegnato all'interno, perché è molto simpatico, essendo che comunque le spese di casa non sono una cosa divertente, perché quando i soldi escono non è mai una cosa divertente, anche se escono magari per qualcosa che ci piace, che ci volevamo comprare, però comunque sono soldi che se ne vanno, quindi in qualche modo insomma se rendiamo tutto molto più carino e divertente con queste illustrazioni, con i gufetti, con queste cose un po' ironiche, secondo me è meglio, ecco. Quindi queste sono tutte le cose che la Befana quest'anno mi ha portato. Io vorrei tornare un attimo a salutarvi con questa Befana perché secondo me è bellissima. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ha portato a voi la Befana. Io vi mando un bacio enorme come al solito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e noi vi diamo appuntamento alla prossima.